Nella conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 20:20 di mercoledì è giunta la notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai Veneti. La regione è classificata zona gialla, non arancione, quindi con restrizioni meno pesanti. Nel corso della giornata è sparita la dicitura fascia verde, in quanto in tutto il paese l'epidemia è rilevante. È stato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato ieri da Conte, a stabilire quali regioni andavano inserite nella categoria rossa, arancione e gialla. Gli indicatori che decidono la collocazione sono 21, dall'occupazione dei posti letto in terapia intensiva alla capacità di fare il tracciamento dalla diffusione del virus alla rapidità nei fari tamponi. Due le colonne che stanno dietro a tali criteri. Il primo, la classificazione complessiva del rischio, che ora nelle diverse regioni italiane è alto oppure moderato. Il secondo, lo scenario, basato soprattutto sull'RT, è un livello tra 1 e 4. In base al nuovo DPCM, le regioni che hanno un rischio alto, uno scenario 3, vanno nella categoria intermedia, arancione. In questa fascia ci sono la Puglia e la Sicilia. Quelle che hanno un rischio alto e uno scenario 4 finiscono nella categoria con più prescrizioni, rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Tutte le altre sono in categoria gialla. Va sottolineato che il rischio è alto e assegnato alle regioni che avevano inizialmente mandato dati incompleti, tra le quali Liguria e Veneto, che hanno anche uno scenario 3 e quindi rischiavano di finire nella categoria arancione. L'integrazione dei dati ha portato probabilmente alla promozione ad una fascia di restrizioni più leggere. Nella zona gialla, quindi, sono valide le misure stabilite dal governo per tutto il territorio nazionale, senza ulteriori restrizioni volute per differenziare le regioni. Tra le norme essenziali ci sono l'obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa, divieto di uscire da casa tra le 22 e le 5, si può uscire esclusivamente per motivi di lavoro, di salute e casi di necessità. Stabilita la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, rimangono aperti al loro interno negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, chiuse mostre, musei, sale bingo. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, confermata su tutto il territorio la capienza ridotta del 50%, mentre la scuola resta in DAD dalle superiori. Restano consentiti gli spostamenti sia all'interno del proprio comune che fuori. Permesso anche per raggiungere un'altra regione, purché anch'essa inserita in fascia gialla. Per quanto riguarda lo sport, è consentito svolgere attività sportive o attività motorie all'aperto anche nelle aree attrezzate e parchi pubblici, ovviamente dove questi siano accessibili e comunque nel rispetto di distanza di sicurezza. Restano aperti nella fascia gialla i circoli sportivi, è vietato l'uso degli spogliatoi, restano chiuse piscine e palestre.